In evidenza questa settimana, a scuola, continua la mobilitazione contro la riforma, sciopero di un'ora per tutti gli scrutini. Infrastrutture, non ridimensionare Ravenna, l'unico porto dell'Emilia-Romagna. Spazi occupati, una guida pratica per chi cerca lavoro in Emilia-Romagna. Il testo del disegno di legge di riforma votato dalla Camera lascia irrisolte molte delle sue più evidenti criticità e non dà risposte alle richieste che stanno alla base di una mobilitazione condivisa e partecipata dall'intero mondo della scuola. Resta dunque ancora la necessità di apportare al testo di legge profondi cambiamenti e si motiva per questo la proclamazione di ulteriori iniziative di lotta sugli stessi obiettivi individuati nella piattaforma dello sciopero generale del 5 maggio scorso. Un piano di assunzioni che non può limitarsi soltanto a quanti sono inseriti nelle graduatorie, escludendo decine di migliaia di docenti ATA oggi in servizio con contratto a tempo determinato. No al potere dei dirigenti di conferire incarichi ai docenti attraverso la chiamata diretta dagli albi territoriali. No alla valutazione dei docenti con criteri arbitrari e la costruzione di commissioni prive della necessarie competenze. Regolazione per contratto di tutte le materie che hanno ricadute su aspetti normativi e retributivi e del rapporto di lavoro. Impegni precisi per il rinnovo del contratto nazionale. A tal fine le segreterie di FLCCGL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS CONFSAL e GILDA FGU proclamano lo sciopero della prima ora di servizio per tutti gli scrutini in ciascuna delle prime due giornate di svolgimento delle operazioni, le cui date sono individuate in relazione al calendario adottato da ogni singola istituzione scolastica con esclusione delle classi terminali dei cicli di studio. Istruzione e formazione. Fabbrica di futuro per il Paese. Un servizio che mette al centro la persona, promuovendo crescita culturale, economica, civile e sociale. Competenze, passione, impegno, da riconoscere e valorizzare. La CISL Scuola lavora per questo, ogni giorno, insieme a te, per te. Liberare energie. La buona scuola per rilanciare il paese. Continua la raccolta di firme per una legge delega d'iniziativa popolare promossa dalla CISL nazionale. Gli obiettivi della campagna per un fisco più equo e giusto sono introdurre più equità, dare più risorse ai lavoratori pensionati e redistribuire ricchezza, sostenere le famiglie. È possibile firmare presso tutte le sedi CISL, presso gli URP dei comuni e presso tutti i banchetti per la raccolta di firme attivati dai volontari. Dopo 7 anni di crisi, le promesse non bastano più. Per alzare i salari e le pensioni, vieni a firmare in tutte le città italiane la legge di iniziativa popolare promossa dalla CISL. Un bonus fiscale di 1000 euro all'anno in più per i lavoratori dipendenti autonomi, i giovani collaboratori, i pensionati. Zero tasse sulla prima casa, un nuovo assegno familiare, più servizi per chi ne ha bisogno. Firmiamo la crescita per un fisco più equo e giusto. Firma anche tu per cambiare il paese. Dopo la scomparsa delle E55 tra quelle che sono le priorità del sistema infrastrutturale italiano, l'Emilia-Romagna non può correre il rischio di penalizzare l'intera economia regionale facendo perdere competitività al porto di Ravenna, l'unico dell'Emilia-Romagna. È quanto dichiarato Giorgio Graziani, segretario generale della CISL Emilia-Romagna, nel commentare l'ipotesi di riforma degli ambiti portuali che porterebbe alla creazione di un nuovo macro distretto del bacino adriatico, accorpando le autorità portuali di Trieste, Venezia, Ravenna e Ancona. Riforma che peraltro andrebbe ad aggiungersi alla scomparsa dei finanziamenti per il porto di Ravenna, avvenuta dopo l'insediamento del ministro Del Rio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Adiconsum Ferrari informa che sono attivi gli sportelli sul territorio per incontrare risparmiatori azionisti che hanno acquistato azioni della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. L'intento è quello di verificare i requisiti per poter esercitare l'azione legale nei confronti della banca per il recupero delle somme investite, considerato che molti dei risparmiatori che hanno acquistato azioni Carife non sono stati adeguatamente informati sugli investimenti e sullo stato di salute dell'istituto di credito. Per maggiori informazioni circa l'azione che Adiconsum Ferrari intende avviare, si invitano i risparmiatori in possesso delle azioni a telefonare al numero 0532 77 7616 per fissare un appuntamento con i legali presso la sede dell'associazione in Corso Piave 70.
Posticipare la scadenza della certificazione ISEE per consentire di svolgere il servizio in modo utile. Lo chiede con urgenza la CISL di Modena, secondo cui il nuovo modello ISEE, indicatore situazione economica equivalente, è talmente complicato che i cittadini rischiano di non riuscire a ottenere le prestazioni cui hanno diritto o, peggio, di essere demotivati a richiederle per le difficoltà del percorso. Il nuovo ISEE è utile per cercare di avere maggiore equità nella compartecipazione dei cittadini alla spesa per servizi, ma le modalità della sua introduzione rischiano di far collassare il sistema delle certificazioni. Per i collaboratori coordinati continuativi anche a progetto arriva la DISCOL, un'indennità di disoccupazione mensile. La prestazione, che è dedicata agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata, verrà corrisposta in via sperimentale per quest'anno e riguarderà gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. La domanda deve essere presentata all'INPS in via telematica entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Gli operatori del patronato INAS presenti presso tutte le sedi CISL della nostra regione sono a disposizione per fornire tutta la consulenza e l'assistenza necessaria per la compilazione della domanda. In certi casi è meglio rivolgersi alle persone giuste. CAF CISL. CAF CISL. Per il tuo 730, affidati a noi. Spazi occupati. Settimanale di informazione sul mercato del lavoro a cura della CISL Emilia-Romagna in collaborazione con Obiettivo Lavoro. A Ferrari, importante azienda operante nel settore metalmeccanico, cerca progettista elettrico. È richiesto titolo di studio in ambito elettronico e elettrotecnico, esperienza nel settore automazione industriale, conoscenza CAD di E-Plan P8 o 5, buona conoscenza della lingua inglese. A Forlì, azienda operante nel settore alimentare, cerca operai addetti alla produzione. Si richiede esperienza pregressa in ambito produttivo, confezionamento, maturata all'interno di aziende agroalimentari, disponibilità ai turni anche notturni. A Bologna, struttura alberghiera, ricerca un receptionist conoscenza cinese. La risorsa si occuperà del check-in out, prima nota cassa, booking. Si richiede breve esperienza nella medesima mansione, conoscenza della lingua inglese e cinese. A Correggio, azienda metalmeccanica, cerca tornitore CNC. Si richiede diploma, qualifica di indirizzo meccanico, conoscenza del linguaggio FANUC, buona lettura, disegno tecnico e conoscenza strumenti di misura ed esperienza, almeno quinquennale, nella mansione. A Reggio Emilia, azienda operante nel settore grande distribuzione organizzata, cerca cassiere. Si richiede esperienza sia in cassa che all'interno di altri reparti, disponibilità al lavoro full time da lunedì a domenica con un giorno di riposo, rotazione, dovrà essere automunito. A Piacenza, importante azienda metalmeccanica, cerca montatore meccanico trasfertista. Si richiede precedente esperienza maturata in analoga mansione, capacità di lettura del disegno meccanico, flessibilità oraria, discreta conoscenza lingua inglese, disponibilità a trasferte estere. A Ravenna, importante struttura sanitaria, cerca assistente alla poltrona. Si richiede pluriennale esperienza come assistente alla poltrona in studi dentistici professionali, ottima predisposizione al contatto con il pubblico, flessibilità, puntualità e predisposizione al team working. A Parma, azienda operante nel settore multiservizi, cerca rettificatore a controllo numerico. Richiede significativa esperienza nella mansione, ottima competenza nell'utilizzo dei macchinari CNC, disponibilità al lavoro full time su tre turni automuniti. A Ferrara, azienda operante nel settore chimico, cerca urgentemente spedizioniere merci pesanti, requisiti, diploma di scuola superiore, esperienza di almeno 3 anni nella mansione, preferibile la conoscenza del gestionale SAP della lingua inglese. A Forlì, azienda operante nel settore arredo, cerca cucitrice di pelle. Si richiede comprovata esperienza nella mansione maturata nel settore degli imbottiti, disponibilità ad orario di lavoro flessibili, forte motivazione. A Bologna, importante azienda operante nel settore della cantieristica complessa, cerca progettista ingegnere meccanico. Si richiede laurea in ingegneria meccanica, esperienza nel ruolo, preferibilmente maturata all'interno di uffici tecnici strutturati, conoscenza fluente dell'inglese. Comunque, maggiori e più dettagliate informazioni su queste ed altre offerte di lavoro le potete trovare sulla pagina Facebook della CISL Emilia Romagna. Spazi occupati. Settimanale di informazione sul mercato del lavoro a cura della CISL Emilia Romagna in collaborazione con Obiettivo Lavoro. Sciopka. 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 Sciopka.